corso i telespettatori più affezionati di Bachelite ricorderanno che in una puntata precedente vi abbiamo presentato una bella radio tonda blu costituita in vetro specchiato. Sempre in quell'occasione vi accennai ad un'altra radio prodotta dalla stessa fabbrica, la Spartan, del tutto simile alla prima ma di dimensioni largamente superiori. Oggi ve la voglio mostrare, questo gioiello del 1932, pensate, ben 1,5 metri di diametro. Questo la rendeva sicuramente molto costosa ed ingombrante, ragion per cui ne furono prodotti pochi esemplari. Tuttavia, questa radio va considerata un vero e proprio monumento al design di ispirazione déco. Si chiama Radio Salone, intorno ad essa infatti si riuniva la famiglia per ascoltare le notizie come una volta ci si riuniva intorno al caminetto o come oggi si fa intorno al televisore. Fu progettata da Walter Tigg, uno degli esponenti di spicco dello Streamline, il movimento più importante del design americano degli anni 30, sinonimo di velocità. Il segno distintivo di questo movimento è visibile nelle fasce metalliche che scandiscono la parte frontale della radio e che rappresentano appunto il simbolo della velocità. Sembrano quasi scie lasciate dal movimento, come quelle che nei cartoons fanno capire che un treno o un'automobile stanno correndo. The other day, I hope these pretty flowers chase the blues away.